Lei si vergogna di aver scritto questo libro? No. Per 17 volte la Commissione della Censura Fascista pone questa domanda ad Alba de Céspedes e per 17 volte la scrittrice darà la stessa risposta. Il regime maltollera le 8 protagoniste di Nessuno torna indietro. Ragazze che si allontanano dal modello fascista di mogli e madri sottomesse, esprimendo invece un desiderio di libertà e autonomia. L'esigenza di autodeterminazione delle donne è un tema ricorrente nelle opere di de Céspedes. Nata a Roma nel 1911 da madre italiana e padre cubano, cresce in un ambiente bilingue, alto borghese e progressista. Nel 1926, appena quindicenne, si sposa per ottenere la cittadinanza italiana, separandosi poco tempo dopo. Negli anni 30 pubblica i primi racconti e avvia collaborazioni con alcuni giornali. Nel 1938 dà alle stampe il suo primo romanzo, Nessuno torna indietro, che ottiene un grande successo e, nonostante il blocco della censura, continua a circolare in forma clandestina. Nel 1943, dopo l'armistizio, lascia Roma per trasferirsi nel sud liberato dagli alleati. Da Bari partecipa alla Resistenza conducendo un programma radiofonico con lo pseudonimo Clorinda. Tornata a Roma nel 1944, fonda la rivista letteraria Mercurio, voce degli intellettuali antifascisti, cui aderiscono anche Moravia, Montale, Ginzburg e Aleramo. Nel 1949 pubblica il romanzo Dalla parte di lei, un memoriale narrato in prima persona dalla protagonista, una donna che dal carcere racconta le motivazioni che l'hanno spinta a uccidere il marito. Soggiorna spesso fuori dall'Italia, tra L'Avana, Parigi e gli Stati Uniti, al seguito del secondo marito che lavora come ambasciatore. Nel 1952 pubblica Quaderno proibito, la cui protagonista sente la necessità di esprimersi attraverso la stesura di un diario, che deve però tenere nascosto alla famiglia. Nei romanzi degli anni 60 descrive la crisi morale in cui è piombata l'Italia del benessere e del boom economico. Muore a Parigi nel 1997.